Inverdiamo la marcia, un'iniziativa all'Istituto Comprensivo Don Bosco Manzoni di Andria, dove docenti e alunni si sono concretamente impegnati in un progetto di cittadinanza attiva. La manifestazione finale dell'anno scolastico, Reinverdiamo la marcia, ed è una manifestazione a conclusione di un progetto di cittadinanza attiva che ha visto coinvolti tutti i bambini e le insegnanti della scuola primaria del primo istituto comprensivo Don Bosco Manzoni. Si sono occupati di cittadinanza attiva, l'obiettivo era quello di formare cittadini responsabili, liberi, partecipi. Ogni interclasse ha sviluppato una tematica diversa. I bambini di prima si sono occupati di raccolta differenziata, quelli di seconda del verde pubblico, quelli di terza dei percorsi agevoli e sicuri, quelli di quarta di sicurezza stradale. I bambini di quinta invece si sono occupati dell'infopoint, quindi di pubblicizzare la manifestazione e tutto il percorso. L'esito dell'iniziativa? Molto partecipata, i bambini hanno sviluppato, nel senso, i bambini di quarta sono diventati anche dei mini vigili del quartiere, giusto per portare un esempio, e loro hanno girato negli ultimi giorni e hanno fatto le multe morali, i cui cedolini dopo consegneremo al sindaco e all'assessore alla mobilità. E devo dire che tornavano tutte le volte preoccupati perché dicevano di aver dovuto fare tante multe, anche addirittura chi andava in bici o ai pedoni. Questa, diciamo, questo è stato un po' l'aspetto divertente, lo vogliamo, però anche molto preoccupante. Sono molto soddisfatta del lavoro fatto dai ragazzi della scuola primaria quest'anno in merito alla cittadinanza attiva e soprattutto in merito a quelle che sono le buone regole del comportamento stradale. Infatti l'altro giorno abbiamo ricevuto dall'ACI il primo premio assoluto per la scuola primaria, il primo premio assoluto appunto del concorso sulla sicurezza stradale organizzato dall'ACI. Quindi molto soddisfatta anche perché i ragazzi, i bambini in questo caso, ci hanno creduto molto. Infatti nei giorni passati si sono in modo molto responsabile, hanno girato per il quartiere, addirittura dando delle multe, multe morali ovviamente perché non possiamo permetterci di fare altro, multe morali però agli abitanti del quartiere, in modo tale da comunicare la loro consapevolezza della correttezza stradale, in modo tale da pretendere e ricevere dalla cittadinanza questo atteggiamento positivo da interiorizzare.